Vostro padre aveva previsto che avreste combattuto contro il nemico Arno. E aveva anche previsto... No, ho sbagliato. Che eri già qui. Ad un tratto sentite una voce dietro le... Noi troviamo un coinquilino che ha i tuoi stessi interessi, con cui ti possa confrontare, che ti stimoli. E magari troviamo anche i soldi per rifare questa battuta che è uscita malissimo. E magari troviamo anche i soldi per riparare il bagno. Troviamo. Da quando è che siamo in società? Beh. Mari, che c'è? Ah, ho capito, vuoi giocare a Dungeons and Dragons con me? Dai, ti faccio una scheda. E poi in questo modo potremo dividere le bollette in tre anziché in due. Cazzo, sbagliato io. Sono due anni. Ci sto! Ma quale è fatto? Va bene. Naturalmente per la caparra va fanculo. Scusa. Dai. E tu che mi trovo a 400? Naturalmente la parte domani e il resto a fine mese. Figurati che partecipa ogni anno agli spettacoli del Teatro dei Salesiani. Ah, interessante. Interessante. Cosa ti dico del sotto amico? No, non è lì davvero, non è veramente lì per te. No, non lo so. Perché sono messo a ridere? Perché mi ha fatto la violina? Come pensi che mi facessi in quel modo? Il tuo amico ci sta pisando. Io non ho fatto niente. Però ho detto, Ale, girati, ti ho detto. Ti vergogna parlare così, è la tua madre. Papà, mamma se n'è andata. Mi manca tantissimo. Ci sono che passa il rizzo. Cosa c'è? Se ne so tu, pure organizzare messe cristiane per ricordarla. Parla bene. Ma è la verità. Santini vecchi dei miei nonni. Sai, questa casa... Calmo. Perché se fai solamente una di queste 10 cose, lui ha pronto un posto per te, pieno di fuoco, fiamme, tortura e angosce, dove tu vivrai per sempre. Mi sono dimenticato. Mi si è staccato anche quello. Impliamo con Maria il volto di Cristo. Devono essere santini dei miei nonni. Sai, questa casa era di loro, era di loro. Questa casa era loro. Questi mi erano loro 40 anni fa. No, non preoccuparti, adesso prendo una busta della spazzatura e faccio pulizia. No, guarda, non ti devi preoccupare, però no. Cioè, allora mi è confuso questa cosa. Ma cosa stai facendo? Stai scherzando? No, Sandrino, non è uno scherzo. Infatti io stasera ti pregherò anche per la tua di anima. Peccato. Episodio 1 scena 15b take 7. Episodio 1 scena 15b take 7. E episodio 1 scena 15b take 8. Alessandro! Alessandro! Però queste cose non si buttano dal padre! Oh, mi perdoni padre! Io sto inventando tutto! Io faccio il mio dovere, ma davanti a certe cose non posso stare. Ho sbagliato, pensate che cosa.